casa del soprano Eva May, quindi è una tu per tu davvero speciale, quello insomma in compagnia sempre del nostro David Faltoni, grazie intanto di averci accolto insomma nella sua casa, nella sua eh, città, conosciamo David davvero insomma un personaggio importante oggi che eh, insomma ha scritto tante pagine ecco del, della storia dello spettacolo, della lirica in particolar modo, giusto? Eh, senza problemi poter dire uno dei, dei soprani più importanti al mondo forse importante, insomma, che responsabilità meno vivente, ecco, non mi sembra ce ne siano tanti eh, basta aprire le pagine dei, 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 dei giornali qualificati e si capisce le, il valore l'importanza a livello planetario di Eva May che io ho avuto l'opportunità di conoscere molti molti anni fa che era ancora una ragazzina perché la mamma era insieme a me al seggio elettorale mi faceva da scrutatrice oh, ecco. e anche la mamma vero, cantava eh sì. aveva avuto eh sì. una carina una carriera credo anche la mamma, no? Quindi, sì, sì, lei ha cantato... Ma non era retina la mamma, se non sbaglio. No, la mia mamma era di origine di Castiglione Fiorentino, in realtà. Poi è stata... è andata a fare le scuole in Francia, ha studiato a Parigi fino a 22 anni. Poi si è venuta qua, si è innamorata del mio babbo, a Cortona. Si è sposata e a 24-25 ha smesso di cantare, quindi ha smesso molto giovane. Sì, eh, e ricordo, diceva, io sono stata un po' aveva... la sua creatura eh. <ride> Quindi insomma, questa passione intanto era nel e sangue bene Nel male, sì assolutamente sì, Perché poi lei era a Parigi perché il suo papà eh, era tenore E ha cantato per tanti anni anche a Parigi Oltre che a insegnare per tanti anni in conservatorio Sempre a Parigi, è stato 40 anni lì Ecco, incontriamo Eva May in questa, non lo so, è una pausa retina questa che, dico, della quale noi approfittiamo in questo momento? Sì, è una pausa retina dove sono appunto in fase di studio perché le mie pause poi sono sempre quelle per... Passare da una valigia all'altra da uno spartito all'altro. Adesso sono in fase di, di studio e in fase di partenza per eh, Tel Aviv dove vado a fare dei corsi all'università. Vado a insegnare adesso dopo tanti anni che son, sono io a stare in palcoscenico. Si dà anche qualcosa ai giovani e vado lì per una master di una settimana. Sì. Ecco, ma eh, insomma come si porta avanti una passione di questo genere e poi la si fa anche diventare la propria professione? Perché eh, insomma non tutti ci riescono. Eh, eh no, per fortuna, se no saremmo tutti cantanti <ride> o musicisti. Beh, è una passione, hai detto bene, è qualcosa che comunque nasce da piccoli e poi te lo porti dentro e poi... Ti, ti accorgi, inizi a coltivarlo, inizi a spenderci tutto il tempo che hai e, e diventa la tua vita. E quindi... del, del fatto che, appunto, era sicuramente un qualcosa che avevi nel sangue, ma c'è stata una scintilla, un incontro, un aneddoto che poi ha fatto scattare. Sì, e non è dovuto alla mia mamma, mi dispiace dirlo, ma anzi, lei è stata, lei fu. Fu molto furba all'epoca con me, conoscendomi bene, dato che io ero sempre quella che voleva fare il contrario di quello che mi diceva lei. Lei non mi ha mai detto devi studiare musica, devi cantare, eccetera. Quindi io volevo studiare archeologia. Ho iniziato a fare il liceo classico, prima ero nell'agonistica di nuoto dai 12 ai 14, dopo ho iniziato il classico, ho detto bene voglio studiare archeologia e per caso mi capitò di andare ad ascoltare una prova del Corale Coradini qui ad Arezzo con il maestro Fosco Corti e, e da lì io dissi no ma io voglio fare quello e mi ricordo all'epoca andai a, a sentire gli uomini del coro che cantavano il Gregoriano qui nella pieve di Arezzo e Maestro Corti giustamente mi disse ma tu non puoi perché sei una donna e il Gregoriano lo cantano solo gli uomini però io disse io voglio cantare così e quella fu la scintilla reale in realtà cioè io do la colpa, la colpa al Maestro Corti all'epoca perché mi disse no ma guarda vieni entra nel coro ti diverti io avevo 16 anni e da lì è iniziata questa passione veramente grande. Poi da lì fece l'esame di ammissione per il conservatorio a Firenze e quindi è partito un po' tutto. Ho continuato a fare il liceo classico, ma andavo a Firenze a fare anche il conservatorio in contemporanea. Così abbiamo capito da dove partiva questa scintilla. Davide. Ecco, e i primi, le primi spettacoli, insomma, le prime rappresentazioni, quando iniziano? Come come st era è stato difficile, è stato, <ride> sarà Ma, stato che qualche sforzo da fare, presumo, no? Cioè non sarà stato tutto... In realtà ci sono più sforzi da fare adesso di quando ho iniziato, senso, che, sì, nel in senso che perché, perché invecchiando naturalmente ah, lo strumento <ride> ha bisogno di più cure, è un po' come una macchina, che, che è la macchina finché è nuova, è rodata, funziona bene, e quindi vai, vai, vai abbastanza bene adesso faccio degli scherzi paragonando la, la, il nostro lavoro a quello di una macchina, in realtà è il nostro lavoro molto fisico e quindi il nostro corpo invecchia con noi e quindi abbiamo bisogno di un costante allenamento proprio a livello fisico, non soltanto musicale, ma diventa proprio un qualcosa con cui noi abbiamo a che fare tutti i giorni eh, con il nostro fisico. A, 20 anni hai una risposta di un certo tipo, a 40 ne hai di un altro, a 50 e così via. Quindi io sono quest'anno 28 anni che sono sul palcoscenico, e ho iniziato a 22 anni, quindi fate i vostri conti. Ecco la prima. Rappresentazione di un livello. Eh, la, la prima, diciamo la mia prima, che mi ricordo, io, il, il debutto da cui io do l'inizio alla mia carriera è sicuramente Vienna, perché feci il concorso Mozart. Mi, diplomai nel, mi sono diplomata nell'89. Ho, ho fatto un concorso che era relativo all'autore di, di Mozart dove vinsi il primo premio e c'era in palio l'esecuzione di un'opera all'opera di Vienna. E io avevo 22 anni e avevo portato quest'opera che era Ratto dal Serraglio, che è una delle opere più difficili di Mozart, e debuttai con quest'opera a, a Vienna, <ride> cosa che capita, penso. C'era anche la mamma. C'era la mia mamma, c'era il mio babbo. Sì, sì, Quindi tutte. la mamma chissà che emozione. Sì, sì. Io però appunto ero molto tranquilla e, perché credo l'incoscienza della, della gioventù, ma la gran voglia di fare, il grande insomma, il fatto di, essere, di iniziare già così presto a dei livelli altissimi mi aveva portato a, a essere molto contenta, molto felice. Ecco, una, un, questo ti volevo chiedere. Allora, la lirica, il mondo della lirica, un po' anche il teatro, no? viene considerato come qualcosa di esclusivo e non di, inclu purtroppo sì, purtroppo. E non di inclusivo. Ecco, ma vogliamo, far, vogliamo dire qualcosa, cioè anche a coloro che pensano. In questo modo, che non è così, perché insomma, la lirica è per tutti. Assolutamente eh, sì. E dopo spieghiamo anche quali possono essere le chiavi per capire la lirica, per avvicinarsi un attimino anche per i giovani che magari ci guarderanno, cioè capire perché la lirica viene vista spesso come anche forse qualcosa di, ripeto, molto sofisticato per uditi particolari, invece, credo che. No, eh, la lirica. La bellezza di che esprime, insomma, è per tutti assolutamente. La lirica, è, soprattutto per noi italiani, è una parte proprio integrante della nostra cultura, della nostra tradizione, del, del nostro DNA vorrei dire, perché veramente eh, chi non conosce Traviata, chi non conosce Il Barbiere di Siviglia, chi non conosce. Insomma, ci sono delle opere per noi che sono legate alla nostra tradizione lo saranno sempre e che rappresentano il nostro paese all'estero molto più eh, di, di opere d'arte o di determinate eh, cose a cui è legato l'immaginario dell'estero de, dell riguardo al nostro paese. E, per i ragazzi io vedo che si fa anche tanta attività nelle scuole, adesso si portano le scuole a teatro, a vedere le prove, ad assistere eh, alle prove di costume piuttosto che non alle prove di scena, piuttosto che non alle prove di assieme, quindi quando poi si crea lo spettacolo eh, io vedo e, e, e ho vissuto tante volte questo... Questa cosa bellissima di quando arrivano i ragazzi, scuole medie, scuole superiori, e non sanno assolutamente a cosa li aspetta. E quindi c'è cioè, molta titubanza, molto. poi inizia magari la musica o iniziamo a provare o iniziamo a fare determinate cose. E i ragazzi vengono subito coinvolti, indipendentemente da che tipo di musica sia, cioè non, non vuol dire che il fatto che sia Verdi, che sia Rossini, che sia Donizetti, non importa. Eh, la musica è qualcosa che prende subito, è un linguaggio universale. Eh, io ascolto prevalentemente musica rock, pop, non ascolto le opere perché io le opere le faccio e quindi <ride> non le ascolto perché mi è, è così. <ride> Però venite ad ascoltare le opere perché <ride> ne vale la pena, nel senso che poi la musica di oggi è derivata anche un po' dal, dall'opera e quindi è interessante anche sapere qual è stato lo sviluppo negli anni di questa, di questa cultura e di questa tradizione. Eh, Prima di dire non mi piace, eh, venite a sentirla un'opera, poi potete decidere voi, però se uno non sa e non conosce non può dire ma l'opera a me non piace. Ecco. Bisogna provare una volta e venire a teatro, non guardarla sui DVD, non guardarla su YouTube. Bisogna venire a teatro per avere l'atmosfera del teatro e, e godersi una serata. Mh, tranquilla e, e fatta di, di bella musica. Ecco, diciamo cos'è l'atmosfera del teatro, perché poi oltre alla bellezza dei, luoghi, dei teatri, perché perlomeno anche i teatri storici sono veramente qualcosa di suggestivo, oltre da un punto di vista artistico, ma sono proprio creati, credo, per... Per, per certo. creare delle emozioni in chi, ce, certo. in chi entra. Poi, Soltanto se... quello già vale, vale la pena, sì, di, poi lo stimolo di uscire anche da, anche di casa. Alla ricerca della bellezza, oltre che interiore, ma anche un po' estetica, del, certo. di quando si va a teatro, che no? anche questo viene visto a volte come una forma di snobismo, invece va, secondo me va ricondotto. Ma a... no, anzi, è una forma di aggregazione, è quello che secondo me oggi. Mh, è venuto molto a mancare, visto questo avvento di internet, che so tutti isolato tantissimo, secondo me, perché ecco, sembra che andando, navigando su internet siamo tutti connessi. Sì, in realtà per me la connessione è quella che stiamo facendo noi adesso, cioè stiamo parlando e stiamo scambiando delle idee, però in modo fisico, cioè siamo tutti qua e, e collaboriamo a un discorso di un certo tipo. Il teatro è questo: il teatro è, sono delle persone che lo fanno, che stanno in palcoscenico, e delle persone che lo fanno nella stessa maniera che sono gli ascoltatori, perché noi senza l'audience la, non saremmo lì a fare il teatro e, ed è un continuo scambio. È qualcosa di magico che veramente bisogna provare almeno una volta nella vita, poi si decide se tornarci o meno. I più che io conosco sono tutti tornati, quindi insomma, è qualcosa di, che se ti prende è, è veramente qualcosa di magico, anche perché è qualcosa che nasce e muore nel momento in cui lo vivi. È è lì. Questa espressione per, per ricordare anche una nostra esperienza televisiva con il maestro Carlo Alberto Neri, lui dice, Neri, lui dice appunto ogni opera è, è unica perché è vero che tu comunque racconti una scrittura musicale, una nota musicale insomma. Però, eh, appunto, nasce e muore in quel momento lì. Ora, tornando però al ragionamento sui ragazzi e sulle scuole, noi spesso ci siamo soffermati sul fatto che, insomma, in Italia, proprio in Italia, nel paese del bel canto, manca la grammatica musicale per questi ragazzi. Quindi, come gli insegniamo la grammatica dell'italiano, della lingua italiana, eh, insomma... Sappiamo benissimo che purtroppo ecco, lo stimolo, quantomeno per quello che riguarda la scuola pubblica, è pari a zero. Quindi a chi è affidata questa, questo compito importante? Alle famiglie? Eh beh sì, un po', un po' a loro stessi, diciamo, nel senso che io trovo una cosa scandalosa che per mandare dei figli, dei bambini adesso a scuola di musica si debba pagare. Ecco, questo per me... È... Mandatelo in onda, vi sì, prego. Sì, sì. Questa è una cosa scandalosa perché sarebbe come voler dire, devono imparare a leggere e a scrivere e devono pagare. La musica è parte del, dell'essere umano, è parte della vita. Provate a immaginarvi una giornata senza musica. Io non riesco, ma non solo perché è il mio lavoro, ma perché... Cioè, sarebbe qualcosa di, di completamente inammissibile. Ma anche nell'era eh, internet, assolutamente sì. Sottofondo, di qualunque immagine, non, musica. Cioè, non, cioè. non si può. Quella, Adesso basta. In questa stagione, usciamo fuori di casa. Abbiamo la musica degli uccelli che cantano. Cioè proprio, e quindi io trovo che il fatto di. di di non avere più questa, questa materia importantissima nelle scuole è veramente qualcosa di molto triste perché appunto all'estero, come dicevi giustamente tu, non è così. Eh, all'estero già tutti i bambini da, 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 dalle primissime lezioni suonano uno strumento, fanno attività corale, fanno attività proprio anche a livello... Eh, di, di, di musica da camera a casa, nelle scuole, nel, nel, mh, dappertutto. E, e c'è un, un continuo ancora adesso incremento di questa cosa. Si portano i bambini ai concerti da piccolissimi, si fanno suonare appunto più strumenti, si fanno cantare. L'Italia è un po' è un po' fanalino di coda in questo, in questo senso ed è strano perché è il paese dove è nata l'opera eh, esatto. si sta magari non so quante lezioni sui promessi sposi però sulla traviata non, non ci si sofferma mai è comunque vero. insomma questa era una cosa che a me piace sempre riportare quando si entra nel mondo della musica perché insomma non si sa mai buttiamola là poi probabilmente non cambierà nulla però insomma io lo dico più da mamma in questo caso che non da da giornalista, David, passo la parola a te e poi ci dobbiamo fermare due, fermare due minuti per la pubblicità. E allora niente, fermiamoci sì. per la pubblicità e poi proseguiamo questo Questa piacevole incontro. Poi, magari ci dice qual è l'artista rock e pop preferito. Però ah, dopo bellissimo. la pubblicità, okay. più di uno. Seconda parte di A Tu Per Tu a casa del soprano Eva May. Proseguiamo questa bella chiacchierata, però ora gli strappiamo qualche ricordo di infanzia perché ci troviamo proprio nella, nella casa dove lei è cresciuta. E poi sì, ci doveva dire anche quali erano i suoi artisti rock e pop preferiti perché abbiamo capito nella prima parte che non ascolta le opere perché giustamente le produce lei stessa e quindi... Non è vero che non ascolto le opere, in realtà, in realtà le ascolto e come, però beh, appunto, se devo rilassarmi ascolto un altro tipo di musica che è tutta la musica fatta bene. Nel senso che la musica quando è fatta bene è bella tutta. Eh, io sono appassionata appunto di, di, beh, degli italiani, di Pino Daniele da, da, da sempre. Eh, oltre a Battisti, Battiato, mh, vabbè, tantissimi ne abbiamo, ne abbiamo, veramente tanti. Ecco, attuali qualcuno? Eh, tipo Ravazzi? Mh, chi è Ravazzi? <ride> si chiama Robazzi, Robazzi con la B. Rob mi, mi piacciono i Negrita se posso restare <ride> in, in zona <ride> appunto aretina, mi piacciono molto, trovo che sono insomma, una band abbastanza interessante. E, ma mi piace, mi piace molto la ragazza eh, Sud del Nord, no, non Giorgia, come si chiama? Elisa. Elisa mi piace, vabbè, Ligabue, eh, sì, però di, di, di giovanissimi mi, mi, mi perdo un po', nel senso che sì, forse più stranieri. Perché ora no, non so per i cantautori bisogna andare un po', no. so. un po no, indietro, indietro nel È no, vero. Perché Ora noi, nessuno di noi è più così giovane, però io vedo i miei nipoti che si appassionano, ecco, tipo robazzi, robazzi. robazzi ecco, ok. E, e soprattutto ci sono nuovi, queste nuove figure che sono questi blog, no? Come si chiamano? Mm, sì, insomma, che parlano, cantano, mm. c'è tutta una forma di, completamente diversa, mm -hmm. e anche di musica, perché poi anche cantano, un po' insomma, sembra rap. Che manca quella grammatica di cui parlavamo prima, cioè se tu eh, ti fanno studiare Mozart, poi. L'espressione che ti esce è che la musica, quella fatta bene, va bene tutta. Cioè, una volta che tu hai la grammatica, no, nel senso della musica, secondo me, poi è vero che. è chiaro, Robazzi no, non ce ne voglia, ma <ride> tutto il resto sì. Gualazzi è bravo invece, Raffaele Gualazzi. Esatto. dice niente, Raffaele Gualazzi. Raffaele Gualazzi mi garba, eh, come mi, mi garba Carmen Consoli per esempio, insomma ce ne sono anche di, di nostri ancora molto bravi, e poi vabbè gli stranieri, tanti dai, Queen, sì. io sono patita di Freddie Mercury, si torna sempre al, alle voci, cioè mi, mi, mi piace una voce che mi ispira, che mi ispira qualcosa, che dà Freddie Mercury era... Un genio, eh, cioè proprio anche a livello vocale era qualcosa di una, di una potenza e di una, di una grinta incredibile. Eh, ancora oggi se ti ascolti le sue canzoni dopo sì. 20-30 anni, dice, beh, insomma, modernissime, fantastiche, piene di, di, di musica, ecco, sì. questo è bello. Ecco. E, e il, il luogo dove ci troviamo adesso invece che, che tipo di emozioni suscita in chi? Fa una vita, diciamo, da zingaro, ecco, e poi torna allo vivo. Sta, sono cresciuta qui, era la casa dei, dei miei nonni prima, è stata la casa dei miei e, insomma, belle emozioni perché, comunque, è, è casa. Nel senso che quando sono qui, anche se studio, però so che, che qui c'è il, il mio nucleo, cioè il mio nido, e cerco di. di di prendere tutto quello che posso prendere prima di poi ripartire e dare tutto quello che, che devo dare nel mio lavoro. Il nostro è un lavoro di, di zingari purtroppo, siamo molto poco a casa e quando ci sono delle pause appunto un po' più lunghe, mh, più passa il tempo e più ti godi queste pause. Ecco però oh, insomma la vita sarà, sarà, è ancora fuori da, da Arezzo, insomma la vita sia professionale sì. ma anche personale. Sì, sì, sì. Fortunatamente sì, che vuol dire che il lavoro continua al, in questi ultimi anni alla mia attività di, 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 di canto, ho anche affiancato l'insegnamento. Da quest'anno insegno in Accademia alla Scala di Milano e quindi adesso sono spesso anche su, faccio corsi fuori Italia, spesso in Giappone, spesso in America Latina in Francia, in Svizzera e adesso appunto in Israele. -mi, mi diverto molto, mi stanco moltissimo perché <coughs> per insegnare è, insegnare è una responsabilità diversa e quindi si imparano anche tante cose, ma è un lavoro molto faticoso e nello stesso tempo molto gratificante perché quando trovi degli allievi e li vedi crescere, li plasmi e vedi i risultati nel giro di poco tempo è qualcosa che, che ti fa veramente molto felice. E a livello proprio personale, se posso insomma, fare questa domanda un po' più intima, a che cosa si deve rinunciare? Eh, tante cose. Eh, io ho sempre detto: in realtà chi sta con noi rinuncia a molte più cose perché per noi, cioè questa è la mia vita, io me la sono scelta. Non so se è la vita che ha scelto me o io che ho scelto questo, lasciamo un punto interrogativo. Eh, però per chi sta con noi per la famiglia, per gli affetti più stretti, per gli amici, non è così facile. Eh, da un'altra parte c'è cioè poi veramente chi chi ti vuole veramente bene c'è sempre eh, a livello sia di famiglia che di amicizie tu sai che quelle persone ci sono e sono lì per te quindi ti prendono quando ci sei eh, e questo è questo è quanto questa è la vita di un soprano che eh. insomma dicevamo prima ha la fama che ha David. allora eh, considerato che sei diventata oramai, vivi a livello internazionale Ecco, sei aretina, sei italiana e viaggi tanto, che giudizio puoi dare dell'Italia di oggi, avendo conosciuto l'Italia anche di vent'anni fa? Insomma, è sotto gli occhi di tutti che questo paese è in decadenza. Quindi viaggiando dall'estero anche gli altri, ecco, come ci vedono? Cosa, è cambiato qualcosa rispetto a vent'anni fa? La percezione che si ha negli ultimi tempi qual è di questo paese? Beh, sono cambiate tante cose, sì. proprio l'hai detto tu. Sì, no, no, che no è, è, che... è un paese che, che purtroppo mh, si sta molto perdendo, perdendo in cose anche... Futili, se vogliamo, cioè non, non, non seguiamo più, secondo me, la, 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 via, la via giusta, la via anche del, dell'esportare la bellezza, la cultura. Ora, non perché questo è il mio lavoro, però, questo è un paese che potrebbe vivere di, eh, di, di, di turismo per le nostre eccellenze, perché tutto quello che è italiano all'estero è esaltato. All'ennesima potenza. Io vedo quando sono fuori, cioè, sono comunque portatrice di cultura, ambasciatrice di, di bello. Ecco, tutto quello che è bello molto spesso è italiano, viene proprio eh, il connubio Italia-bellezza eh, viene fatto spessissimo all'estero. Ancora oggi devo dire, nonostante appunto che nel nostro paese si sia un po' persa questa cosa. E, mh, è un peccato perché, perché, appunto, quando si va fuori, l'italiano è sempre molto amato, è sempre accolto molto bene. Mh, e devo dire che ancora adesso c'è una grande gioia quando arriviamo noi a far musica, ma quando arriva la moda italiana, ma quando arriva il cibo italiano. <ride> e le, tutte le nostre eccellenze. Secondo me ci sappiamo vendere molto poco. Eh, questo è qualcosa che dovremmo imparare forse un po' più dai francesi eh sì. i nostri cugini di oltre Alpe che molto spesso vendono mh, dei prodotti non così eccellenti si può dire sì, come potrebbero essere i nostri ma li impacchettano in un'altra maniera e quindi allora e eh, eh vabbè la grande francese, francese lo sanno c'è il formaggio francese, c'è la moda francese ci hanno eh, insegnato anche tanto eh Assolutamente, ma ci hanno hai, anche preso. Hai parlato tanto. del vino, ma insomma, oggi i nostri tanto. vini, ma insomma i più grossi e ci siamo andati a prenderli in Francia, ci hanno insegnato proprio a crescere nella qualità. Cioè. Certo, eh, certo, certo. Poi noi avevamo... Solo che noi, noi non ci sappiamo vendere. noi avremo no, anche in più il clima per fare le cose ancora più, belle, più buone, esatto. più belle. Il clima, ma anche le persone, io devo dire che il francese è sempre un po' con la puzza sotto il naso, no? permettetemi l'espressione. L'italiano è quello che accoglie sempre, è quello che è sempre ben disposto e comunque, insomma, io trovo sempre questa grande gioia e questa grande voglia di, di avere anche persone, turisti qui. Senti, in questo momento di ristrettezze del nostro paese, ecco, i vari teatri che ci sono, hai detto... E collabora anche alla scala loro riescono ancora a tenere tutta la struttura quindi la, le varie fondazioni tutto a me è capitato vedere insomma, tutti gli abiti che, vengono, che sono conservati cioè che sono un patrimonio anche quello che nessuno conosce no? perché cosa c'è dietro un teatro eh certo, specialmente sì. teatri con l'opera le spalle, enorme. lirica quindi ecco, in Italia ancora si riesce a fare questo? Cioè TV, so, so che i teatri all'estero hanno de, molte più possibilità no? rispetto, insomma qualcuno sì. mi ha anche detto che riscuotere dopo una rappresentazione in Italia è anche a volte è difficile, sì, passa ultimamente molto tempo, sì. ultimamente mentre dall'estero sì. si riscuote anche prima. Sì. E, mh, si torna lì, all'estero hanno più possibilità ma non hanno le eccellenze che abbiamo noi qua, ecco, mh, molto spesso all'estero mandano a fare i costumi in eh, Cina piuttosto che in eh, so, Cambogia eh, e poi li riportano qua e, mh, e non, non è il costume fatto dall'opera di, di Roma piuttosto che non il Teatro Comunale di Firenze perché ci sono ancora delle sartorie. Con delle manualità che hanno imparato a fare un determinato tipo di lavoro che sono lì da 20, 30, 40 anni e che sanno lavorare in un certo modo. Adesso purtroppo queste eccellenze mh, vengono mandate a casa perché ci sono tanti problemi di origine finanziaria. Non e non c'è nemmeno un investimento. E quindi non c'è nemmeno un investimento. I costumi meravigliosi, alcuni sono nei, appunto, nei, nei negli archivi de, dei teatri, eh, a volte vengono fatte delle mostre per, eh, per farne fruire le persone che non hanno mai visto un costume d'epoca, noi spesso siamo con costumi di 600, 700, 800, e bisogna anche sapere come si costruisce un certo tipo di costume, all'estero li fanno magari con dei materiali più scadenti, magari messi insieme in qualche modo, però ancora si fa... Qui eh, le eccellenze vengono purtroppo spesso mandate a casa. Eh, parlo del Teatro Comunale di Firenze, dove all'epoca c'erano più di 50 sarte, adesso sono rimaste una decina, ecco, per dirne una. Ecco, ma autori, autori di opere liriche, di musica lirica attuali ce ne sono oppure c'è un po'... Cioè, di, di autori moderni? Scrittori moderni? Mm, sì, scrittori, insomma, un nuovo verdi, un nuovo. Cioè anche più in piccolo. So <ride> no. che Battiato ha scritto un'opera eh, che si vabbè. chiama Gil però io non l'ho mai sentita questa. Mm, non so, ehm, sicuramente l'opera faceva parte di un periodo storico ben preciso, ecco. Oggi ci siamo evoluti o involuti a seconda del, di come la vogliamo pensare ed è un, un tipo di, 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 diciamo, di, di, di rappresentazione che non esiste più. C'è il musical oggi, questo sì, è qualcosa che secondo me sta andando nella direzione dell'opera moderna, se vogliamo, è qualcosa anche più aderente. Al, al, al mondo di oggi, dove mh, si salta, si balla, si canta, si, si fanno tante cose. E, mh, a me piace molto, devo dire la verità: e, mh, è qualcosa che si è fatto bene anche lì. È qualcosa di, che può essere molto, molto entusiasmante, molto fruibile da parte, soprattutto, di un pubblico giovane. Allora, sembrava tanta mezz'ora, ma siamo arrivati in chiusura del nostro incontro con il soprano Eva May, che ringraziamo. Non gli faccio la domanda su Arezzo, <ride> rispetto questa volontà. Nel prossimo incontro, magari sì. parliamo di questa città che noi amiamo tanto, ma che insomma no, non prende, secondo noi, eh, nella nostra città. Che secondo noi però non prende la piaga che dovrebbe prendere è stato inaugurato da poco insomma reinaugurato il teatro petrarca ma insomma aspettiamo cose grandi per questo teatro e speriamo che arrivino e detto questo allora portiamo di più i nostri ragazzi a teatro questo è il messaggio sì. No, da assolutamente sì perché non solo si, si divertiranno loro ma vi divertirete anche voi quindi assolutamente venite a teatro a vedere qualsiasi cosa almeno una volta nella vita e noi, Davide, possiamo lasciare i nostri telespettatori con questo piccolo pezzettino di Eva May che abbiamo colto da YouTube. Ah, noi, insomma, anche noi abbiamo attinto dalla rete, ma insomma, ve lo facciamo vedere. Grazie di questo incontro e allora ci vediamo, spero, per un altro incontro. Grazie, grazie Eva, grazie è stato un vero piacere. Sei una persona meravigliosa. Venite a teatro anche voi. Eh, eh, va mi bene, raccomando. facci <ride> sapere quando sei nelle nelle vicinanze perché insomma viaggi tutto il mondo non è facile noi siamo qui a vivere le restrittezze del nostro paese insomma non possiamo viaggiare lasciamoci con questa promessa Va vi aspetto grazie ciao